Vital Service Pesaro in maglia biancorossa, dall'altra parte i padroni di casa della Color Max Pescara. Questo è Uenu in uno dei rari tiri verso la porta avversaria. Ricordiamo anche, semmai vi metteste in questo momento davanti ai teleschermi, che davanti al teleschermo, che i padroni di casa sono la prima uscita assoluta in Serie A quest'anno, perché nelle partite precedenti, quando per motivi diversi, sempre legati al Covid-19, la Color Max Pescara ha dovuto rinunciare a scendere sul parquet perché le sue avversarie avevano delle problematiche importanti. Stasera invece chiesta la cortesia alla Ital Service Pesaro di scendere in campo in anticipo, perché questa sarebbe stata la sesta giornata del campionato di Serie A, quindi grande fair play tra le due formazioni, si è scelto di anticipare a stasera. E avete visto che fin qui questa serata pescarese premia l'Ital Service Pesaro di Colini. Colini che è stato chiaro nel corso del suo intervento, cioè ci ha detto ai suoi giocatori, ha spiegato bene che cosa avrebbero dovuto fare per raggiungere il vantaggio, e dobbiamo dire che ci è riuscito. Sì, sottolineiamo, hai detto benissimo Lucio, credo sia giusto sottolinearlo, il Pesaro insomma ha accettato questo anticipo della sesta giornata, perché altrimenti veramente non si sarebbe potuto giocare per le ovvie ragioni che ci sono. Qui stiamo vedendo gli Alazzi, questo è il momento un po' cardine, dove è il momento clou, insomma, dove il Pesaro ha iniziato veramente ad accelerare, alla fine è riuscito. È andata in confusione, possiamo dire così, la Color Max Pescara, sì. Attaccata in continuità dagli avversari fino alle battute, vedete quante conclusioni. Sono d'accordo con te. Da parte di Cuzzolino non solo, Salas eccetera, poi il tiro libero calciato male in questa circostanza, però intanto anche un'altra occasione da tiro libero. Nel momento che sembra che i padroni di casa riescano a portare a casa lo 0-0 e quindi a limitare il danno, invece c'è l'ultima accelerazione da parte degli avversari, e questo è Cuzzolino con la sua grande potenza, ma anche soprattutto la sua precisione, che dà il primo vantaggio, l'1-0. Ricordiamo che Cuzzolino è arrivato da poco all'Ital Service Pesaro ed è stato già autore di un gol nel 2-2 con la Fel di Eboli fuori casa. Questo è il suo sinistro perfetto e spettacolare. Poi in rapida ripartenza vedete Salas che offre a Borruto per il 2-0 a fine prima frazione di gioco. Giusto così? Giusto così. Un primo tempo che ci ha detto di un Ital Service Pesaro che, ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, sarà probabilmente la grande favorita di questo campionato, magari insieme con l'Acqua e Savona. Ma questo è quello che insomma immaginiamo un pochino tutti, poi ovviamente c'è sempre il campo pronto a smentirci. Io darei subito linea a Roma per un breve stacco pubblicitario, ci risentiremo per altre interviste al secondo tempo. Sì, ho l'ospite. Lo mettiamo qui in mezzo. Vai, prego. Allora, parliamo del direttore sportivo Alessandro Di Luzio, Color Max Pescara. Facciamo un paio di battute sulla squadra, sul primo tempo. Come ci mettiamo? Si può mettere di qua. No, come si... Va bene così a disposizione tattica? A 3. Un 2-1, dai, lui pivot. Sì, lui fa il pivot, si mette in mezzo. Alessandro Di Luzio. Di Luzio, sì. C'è la miseria, peccato. Il fatto che mo' è difficile andare in secondo tempo. Sì. Una panchina, direttore sportivo. Nove, otto, sette. Di nuovo in diretta dal Pala Rigopiano di Pescara, dicevamo di questo 2-0 alla fine della prima frazione di gioco a favore dell'Ital Service Pesaro sulla Color Max Pescara, che è qui con noi, c'è il direttore sportivo Alessandro Di Luzio, proprio della Color Max, che in realtà più che direttore sportivo è un pivot, vero Marco? Perché con la sua stazza fisica, con questa fisicità, si propone per rinforzare l'attacco. Per sostituire Carlo. Esatto, sì, Carlo Uenu. Carlo Uenu che non è andato male nel corso del primo tempo. No, assolutamente, tutti sono andati bene.
abbiamo tenuto botta per, fino a che ce l'abbiamo fatta anche fisicamente a una corazzata come il Pesaro. Vedremo se riusciremo a fare altrettanto nel secondo tempo. Perché nel corso degli ultimi, diciamo, 5 minuti, sono bravo, sono buono, vi siete un po' persi? Vi siete persi, ma soprattutto siete andati in confusione, perché? Beh, forse vedendola dagli spalti, secondo me è stato più un calo fisico, perché comunque abbiamo corso per tutto il primo tempo e loro, avendo una panchina molto più lunga, hanno avuto più cambi a disposizione. L'ho vista così. Stiamo rivedendo gli highlights finali, quando proprio eravate in grave difficoltà. Questo è il gol di Cuzzolino, ma torniamo un attimo indietro. Vabbè, grande qualità di Cuzzolino, vedo l'espressione qui del pivot al mio fianco. Ma al di là di questo, avete apportato pochi cambiamenti, no? 5 acquisti importanti, ma sì, puntate sempre sui vostri storici giocatori delle ultime stagioni, è così? Sì, abbiamo cercato di mantenere l'ossatura della squadra degli anni passati, quella che ci ha consentito, diciamo, di ottenere delle salvezze tranquille. Qui abbiamo anche confermato i tre giovani che l'anno scorso, i tre italiani, ecco, che l'anno scorso ci hanno dato una grande mano, e abbiamo abbinato altri giovani, anche seguendo una linea di ringiovanimento e anche un po' di abbassamento del budget, che purtroppo, visto, insomma, quella che generale, sì, bisogna anche far caso a questo. Vogliamo fare i complimenti a voi, ma anche al Service Pesaro, perché abbiamo detto e lo ripetiamo, questa partita qui si sarebbe dovuta giocare a metà novembre, cioè era la sesta giornata in teoria da calendario. Invece vi siete messi giustamente d'accordo, essendo ferme entrambe causa Covid-19, tra società amiche, tra società di Serie A, avete scelto, grazie a questi accordi, di giocare lo stesso, e state dando spettacolo, e noi vi ringraziamo. Sì, sì, è stato facile trovare l'accordo con il Pesaro, vi ringraziamo pubblicamente, speriamo che ne tengano conto il secondo tempo. No, pensavo che venissero conto per farvi vedere. Oh, quello che chiedo invece, dove potete arrivare quest'anno? Ma l'obiettivo è sempre lo stesso, noi puntiamo a una salvezza tranquilla. Da quello che vedo ci stiamo bene, insomma, ci siamo allenati bene e speriamo di farcela. Ringrazio il direttore sportivo di Luzio della Color, Max Pescara, perché tra poco rientreranno sul parquet entrambe le formazioni. Noi vediamo già è pronta l'Ital Service Pesaro, state rientrando anche voi, ma c'è un po' di ritardo nel rientro dei giocatori. Ricordiamo sempre che anche nel calcio a 5, così come nel calcio a 11, si entra sempre una società per volta, una squadra per volta, gli arbitri prima, poi insomma, diciamo che si è molto attenti a limitare quelli che potrebbero essere i contagi dovuti al Covid-19 e quindi a problematiche che, come sapete, nel nostro paese purtroppo stanno, non solo nel nostro paese ma anche nel nostro paese, stanno portando a degli sconquassi, li definirei così, dal punto di vista sociale, dal punto di vista medico, dal punto di vista, diciamo, del lavoro ospedaliero, ma anche purtroppo dal punto di vista economico-finanziario, perché chiaramente in questo momento ci sono la priorità e la salute, ma come sapete purtroppo stanno aumentando i casi di Covid. Noi speriamo da sportivi che questo fenomeno si abbassi presto, che tutti noi riusciremo con diciamo, dei comportamenti virtuosi a limitare lo sviluppo del virus. Eh sì, Lucio, siamo qui, speriamo di esserci il più a lungo possibile. Ci sono delle difficoltà oggettive da affrontare per tutti, per la divisione, per le società, e per quanto riguarda lo sport ovviamente, e vediamo fino a che possiamo essere qui, ci siamo. Ma io spero, noi speriamo, tutti sperano, anche i nostri telespettatori a casa, si spera di poter continuare una vita un po' normale, cioè di poter fare sport, di continuare a fare sport magari anche per i ragazzi delle scuole calcio. Sappiamo naturalmente delle limitazioni che sono state apportate anche poche ore fa da alcune regioni, vedremo nel corso dei prossimi giorni che cosa ulteriormente cambierà, se magari saremo costretti a un nuovo stop di qualche mese, di qualche giorno, di qualche settimana, lo sapremo presto, per poi magari ripartire con più sicurezza. Intanto, a proposito di ripartenza, siamo pronti a vedere il secondo tempo di questo confronto molto atteso tra la Color Max Pescara e l'Ital Service Pesaro. Perché molto atteso? Beh, perché questa è la prima assoluta da parte della Color Max Pescara, prima giornata assoluta per lei, visto quello che vi abbiamo raccontato, le difficoltà diciamo nella gestione delle avversarie per quanto riguarda il Covid-19.
e invece le difficoltà oggettive da parte dell'Ital Service Pesaro nei primi due turni giocati, con la sconfitta col Mantova, il pareggio con la Fel di Eboli, ma devo dire di stasera una squadra completamente trasformata, molto molto sicura quella dell'Ital Service, che vedete ha ripreso anche il secondo tempo con lo stesso piglio col quale aveva lasciato il primo, 2-0 sopra, ma attacca alla ricerca del terzo gol. E i primi minuti sono importantissimi, tra l'altro bisogna vedere la reazione che avrà la squadra di Saverio Palusci per dare un'impronta generale al secondo tempo. Tanto qua commette un fallo ingenuo il Pescara, ma rientra subito André Ferreira. Ripetiamo, è facile qui dagli spalti, ma insomma il Pescara sta giocando contro la squadra favorita per la vittoria finale e oggettivamente insomma non è facile tenergli testa. Cuzzolino e Borruto danno il 2-0 attuale al Pesaro sul Pescara. Situazione falli già mutata, un fallo subito commesso dai padroni di casa. Ricordiamo che nel primo tempo sono stati 6 quelli dei padroni di casa e quindi abbiamo visto anche un tiro libero a favore degli avversari. Qui ci ha provato Salas, murato dalla difesa della Color Max Pescara. Poi Miarelli in avanti, cerca Taborda, o meglio cerca De Oliveira, è Taborda adesso che dà l'indietro per Salas. Lo stesso Taborda si stacca, si porta in posizione di centrocampo, alla conclusione invece va Cuzzolino che lascia però il parquet, o meglio stava lasciando il parquet, poi Colini ci ha ripensato, sì, e ha detto rimani qui Tony Dandel, cioè il capitano gli ha detto resta con me in panchina un attimo, perché c'è un angolo da parte sinistra del campo e sfrutta il piede mancino. Prova a ripartire Morgado, non riesce, Cuzzolino è già tornato all'indietro, dato a Miarelli, Salas si accentra, poi scarica per Cuzzolino, c'è Taborda largo a sinistra, eccolo servito Salas, Cuzzolino, ottimo l'assist di Cuzzolino, poi Taborda ancora sotto misura, il 3-0 dell'Ital Service Pesaro con una giocata fantastica dei suoi fantasisti, un 3-0 che premia la squadra di Colini, che noi andiamo ancora a rivedere. Taborda lo scarico sulla destra e arriva il terzo gol con De Oliveira a favore dei giocatori oggi in trasferta, diciamo di un 3-0 meritato. Sì, sembra non esserci stata la pausa del primo tempo, Lucio è iniziato il secondo come avevamo concluso il primo. In questo caso a mio avviso un po' non vorrei che il Pescara calasse, soprattutto a livello mentale, perché il secondo tempo è appena cominciato, quindi non può essere un calo fisico, quindi i giocatori hanno sicuramente recuperato le forze, ma mentalmente forse hanno un pochino tirato i remi in barca, speriamo di no per lo spettacolo della partita. Naturalmente era Marcelino, ma adesso noi andiamo a seguire ancora una prova di forza da parte della Color Max Pescara, che deve subito reagire, non può certamente stare a guardare, ha subito troppo in avvio di ripresa gli avversari in questi primi due minuti, non ha subito solo il gol ma ha subito tutte le giocate degli avversari, adesso ha provato dalla distanza Morgado, qui invece è Miarelli che mette in moto ancora i suoi, attenzione a Taborda con Tony Dandella a rimorchio e c'è l'uscita vincente di Mazzocchetti. E qua Taborda fa una cosa fantastica secondo me, perché sul lancio di Miarelli capisce che Marcelino sta per stoppare la palla, bravissimo qui Salas, mette a sedere l'avversario, poi cerca di piazzare il pallone, c'è solo palo per lui, un'altra grandissima giocata dal Service Pesaro, la rivedremo, tanto si va ancora in avanti con Salas che qui però non trova l'impatto col pallone, andiamo a rivedere la grandissima giocata, vedete come mette a sedere l'avversario col destro, suolata, palla sul sinistro palo, fantastico, fantastico veramente, giocata di grandissima qualità, ricordiamocelo poi, giocate eseguite ad un'altissima velocità di gioco, questi sono giocatori insomma. Abbiamo visto anche il successivo tiro poi respinto sempre grazie a Marco Spoletini in regia, qui Cuzzolino scarica per Tony Dandel, prova a farsi vedere Taborda largo a sinistra, si ricerca invece Marcelino che non trova però l'appuntamento col pallone, ma dobbiamo dire che adesso sul 3-0 è davvero difficile rientrare in partita per la Color Max Pescara, non tanto per i 3 gol di scarto quanto perché di fronte ai Ital Service Pesaro
Sì, tra l'altro ancora motivatissima, ha visto adesso un recupero di Marcelinho che ha chiesto il cambio perché stanno dando veramente tutto quello che hanno, giocatori di Colini, si vede che le prime due giornate insomma hanno comunque dato un segno in questo senso alla voglia di rivalsa, perché è una squadra che in due partite ha ottenuto solo un punto, insomma è stata una grande sorpresa. Diciamo che ci tengono anche alle telecamere Rai, quindi ci tengono a far vedere a tutti i nostri telespettatori a casa e a tutte le squadre avversarie che stanno seguendo il match, vogliono far vedere la forza della rosa a disposizione di Fulvio Colini. E fin qui dobbiamo dire di una prestazione pressoché perfetta della squadra in trasferta. Sì, anche perché non stanno veramente lasciando niente in fase difensiva, ho visto adesso il Pescara che ha provato una serie di giocate, un 1-2, ma i giocatori del Pesaro attentissimi, non lasciano niente. Tanto c'è Canal che prova a fare una timida opposizione, un timido pressing. Vedete che mette il pallone fuori su Ferraioli, che intanto guadagna l'out destro, servito proprio Ferraioli, c'è l'attacco di Cuzzolino, Ferraioli costretto a rimanere lì, mantiene il possesso, scarica all'indietro, Mazzocchetti in avanti per Coco Smith, il colpo di testa e il fallo laterale di Taborda. Vediamo, in questi casi quando si è in netta difficoltà si deve provare a far passare qualche minuto per cercare di riordinare le idee, sperando ovviamente di non subire il quarto gol perché sarebbe deleterio. Ferraglioni dalla sul sinistro, buona la giocata, c'è però il raddoppio perché ha capito tutto Borruto e quindi è andato a fermare questa iniziativa da parte del giocatore con la maglia numero 21, classe 94. Taborda, pronto De Oliveira a entrare, intanto Taborda, un'autostrada per lui, un giochino per il 4-0. Ferraioli che aveva fatto una grandissima giocata in fase offensiva, purtroppo commette un errore, si perde letteralmente Taborda nella fase difensiva, vediamolo. Diciamo il gioco da ragazzi, suolata. Questo proprio non ci voleva, adesso vediamo se... Porta via il pallone a Mazzocchetti col destro che col sinistro firma il 4-0. Poi c'è da dire, Lucio, che veramente questi giocatori non ti perdonano niente. Morgado, André Ferreira, questa è la reazione della Color Max a Pescara. Giocati 4 minuti e 9 secondi nel corso del secondo tempo e c'è praticamente, possiamo dire in questo momento, la resa della Color Max Pescara, perché 2-0 a fine primo tempo, ha retto quasi tutto il primo tempo la formazione di casa e poi in avvio di ripresa è crollata ulteriormente subendo subito altri due gol e adesso si fa dura, devono essere capaci di rimanere calmi, non forzare giocate, rimanere a meno 4 e poi cercare di riaprirla magari con subito un gol e poi magari chissà qualcosa di più. C'è anche Paulinho sul parquet. Carico di De Oliveira per Cuzzolino. Borruto. De Oliveira. Cuzzolino. Canal. Cuzzolino. Arriva Canal sul fondo. Sì, grandissima giocata, molto corti. Questo permette una grandissima velocità di gioco. Cambio di direzione di Canal che va alla conclusione. Se avesse preso la porta sarebbe stato il quinto gol. Grandissimi meriti ovviamente del Pesaro, Lucio, ci mancherebbe, ma peccato per il Pescara perché un approccio di gara del secondo tempo... Giustificare il Pescara per un motivo molto semplice, non ha avuto fin qui opportunità per poter giocare con formazioni importanti, è la prima vera uscita stagionale per il Pescara e uscire alla prima subito con la corazzata del campionato non è certamente facile, quindi dobbiamo giustificare un po' la Color Max Pescara. Questo intanto è Canal, palla sul fondo. E mettici pure che hanno preso un punto in due partite e sicuramente li trovi anche molto, insomma, motivati. Discretamente motivati. Sì, perché sicuramente non è stato fortunato il Pescara in questa situazione. Cuzzolino alla vigilia aveva detto, l'autore di uno dei gol del 2-2 di Feldi Eboli Ital Service Pesaro, aveva detto: andremo a fare la nostra prima vittoria a Pescara, io Pescara la conosco bene, non sarà facile, però noi lì dovremo far vedere chi siamo e quindi dovremo cercare di arrivare al primo successo, e così fin qui sembrerebbe essere.
Intanto Borruto, palla sulla destra. Taborda, scarico per De Oliveira. Rimane ancora Borruto in possesso. Adesso si gioca sul velluto, almeno così fa Vital Service Pesaro, che non deve affrettare i tempi. 4 gol di margine. Da giocare ci sono 13 minuti e 38 secondi. Sì, Pescara che ha accusato un pochino il colpo, lo si percepisce anche perché i giocatori del Pesaro stanno girando palla senza troppo affanno, senza troppa pressione da parte della squadra di Paluscia. Vediamo Taborda ancora, qui vicinissimo al quinto gol l'Ital Service Pesaro. In grave difficoltà la Color Max Pescara. Taborda ancora prova a tenere viva la squadra, c'è Paulinho che chiama in avanti i compagni, stanno cercando di rimanere vivi perché è un momento difficilissimo per la Color Max Pescara, con Paulinho che cerca il pallone centralmente. Rimane basso e riceve Ferraioli, o meglio questo è Leandro che di fronte a sé ha Borruto che vedete con calma rimane lì in posizione centrale pronto a ripartire in caso di break dei suoi, vedete proprio Borruto che non riesce a trovare la via del break. E lo stesso Borruto adesso serve in avanti, il pallone interessante a De Oliveira che non ha trovato il pertugio giusto per mettere in moto Canal. Stiamo rivedendo la conclusione di poco fa di Taborda. Dall'altra parte questa è la flebile reazione della Color Max Pescara. Cosa dovrebbe fare a tuo giudizio Paluscia adesso? Bella domanda, non è facile, intanto diciamolo subito. A mio avviso, per quello che sto percependo in questi... Attenzione perché... Seguiamo Canal, un'autostrada per lui, tocco sotto! Quinto gol, grandissimo gol, anche questo di Canal. Quinto gol del Pesaro, applausi di tutto il Palarigopiano, anche dei tifosi della Color Max Pescara. Andiamo a rivedere il tocco sotto di Canal. 5-0 dell'Ital Service Pesaro, guardate, apprezzate che qualità. 5-0 e noi andiamo sulla panchina di Paluscia. Andiamo due, andiamo Coco, andiamo Le. Dai, è così, ora in questo momento è così, ok? Proviamo a mettere il portiere di movimento con Paolo, ok? Se si mettono 2-2... Sicuramente si mettono 2-2 perché stanno vincendo di molto. Proviamo prima Giappone, prima Dudu, se ci sta la palla per fare la superiorità di là, provi subito la superiorità di là. Paolo e André, dove sei? André, subito a entrare, eh? Ok? Lei va a fare la superiorità di là, poi proviamo Giappone e poi le proviamo tutte quante, ok? Dai, dai, forza dai, ragazzi, forza, eh! Dai! Allora, le parole di Paluscia. Per quanto riguarda il timeout è semplice, prova la carta del portiere di movimento perché siamo su un risultato importante 5-0, quindi prova a fare qualcosa, a smuovere un pochino le acque. Per quanto riguarda quello che stavo dicendo prima, intanto gol pazzesco di Canal, questi sono giocatori che hanno preso fiducia e quindi in questo momento giocano veramente sul velluto. In questo momento il Pescara deve cercare di riordinare le idee, il tempo ci sarebbe ma deve provare soprattutto a livello mentale di acquisire un pochino di sicurezza. Non è facile perché hai davanti una squadra in fiducia, la squadra più forte, ci devi provare e vediamo. André Ferreira, intanto c'è portiere di movimento Paulinho, maglia numero 6, maglia bianca. Quindi prova anche la carta del portiere di movimento Paluscia. Dentro! Come detto nel time out sta provando a creare un lato forte, in questo caso dalla parte sinistra del campo, e se non dovesse andare bene ha preparato una giocata chiamata con il nome e vediamo. Paulinho, Leandro, ancora il numero 13 in possesso. Rimane basso e riceve Morgado. Prova a farsi vedere Paulinho. Va sul fondo, sull'out destro adesso Leandro. Non c'è rapidità però per mettere in difficoltà l'Ital Service Pesaro, costretti alla conclusione dalla lunghissima distanza. Allora Miarelli, Taborda. Sì, quella era la giocata chiamata da Paluscia, finto di tiro dal centrale, tutti e due laterali che accorciano.
ovviamente a piedi invertiti, il mancino è rimasto sul parquet, il portiere di movimento Paulinho, che adesso è tra i pali, non ha fatto in tempo ad andare al cambio. Ecco, forse ecco, ci va in questo momento. Sta uscendo adesso Paulinho, rientra Mazzocchetti. Sì, manca ancora tanto, quindi in questo caso ovviamente 10 minuti e 51 al nostro cronometro, ancora da giocare. Molto difficile anche interpretare il portiere di movimento sul meno 5. Ma è difficile soprattutto per la situazione mentale in questo momento, ripeto, è... Salas, due su di lui, Salas ancora, toccato duro da André Ferreira. Vedi, una squadra totalmente in fiducia, prova giocate, gli riescono, quindi quando sei dall'altra parte, insomma, in questo momento non è assolutamente facile, anche perché i valori sono diversi oggettivamente. Sì, c'è un divario notevole tra le due formazioni. Lo sapevamo, ma il campo ce lo sta ulteriormente spiegando. E questo è Mazzocchetti, che dà indicazione alla sua barriera. Sul pallone per l'Ital Service Pesaro c'è Taborda. Pronto Cuzzolino. Sinistro, Murato. Ancora Taborda. Nuova conclusione sul fondo. Si riprenderà con un angolo da destra, perché è stata vista una deviazione sulla conclusione, sulla bordata di Taborda. Pablo Taborda, classe 86, ex Luparense, Cagliari e Napoli Vesero, se mai non lo sapeste voi a casa. Tra l'altro il Pesaro sta ancora spingendo sull'acceleratore, quindi non facile anche per questo motivo per il Pescara, perché veramente quando poi dall'altra parte ti vedi una squadra che non si accontenta e continua a spingere, non è assolutamente facile. Altra conclusione, sempre dal service Pesaro in possesso. Taborda stavolta però non inquadra certo lo specchio, anzi inquadra tutt'altro, inquadra la pubblicità, ma noi stiamo vedendo una nuova azione da parte della Color Max Pescara, con Coco Smith, va sulla sinistra. Seguiamo allora ancora il capitano. Leandro cede a Morgado, che chiama uno schema con Paulinho, che si è portato come portiere di movimento sul fondo, praticamente adesso sta tornando più in posizione di centrale come doppio pivot. Ecco, in questo attenzione caso al contatto, che qui si potranno far male Salas e Coco Smith, fortunatamente nulla di importante. In questo caso Pescara ha eseguito bene la situazione del portiere di movimento, perché ha girato la palla molto veloce, 3-4 passaggi cercando di creare uno spazio e andare alla conclusione. Canale all'indietro, Miarelli, Toni Dandel, Taborda. Toni Dandel prova ad andare via, fermato da Leandro, scarico all'indietro. Morgado, rientra ancora Paulinho, portiere di movimento. André Ferreira, Paulinho, indicazioni di Colini alla difesa, in particolare al capitano Toni Dandel, lo vuole centrale. Paulinho, André Ferreira, Leandro, Murato da Canal, rimessa laterale. Leandro che non si accorge di Morgado, che si era posizionato per il tiro. Morgado, Leandro, prova a farsi vedere André Ferreira, che riceve. Davanti c'è il capitano Coco Smith, non arriva il pallone, si lamenta. André Ferreira per Paulinho. Dobbiamo dire però di un'ottima difesa, un 2-2 molto stretto da parte dei giocatori dell'Ital Service Pesaro. Sì, Pesaro questa sera veramente... Attenzione. Poi arriva una grande conclusione di Morgado, c'è Miarelli. E qua c'è una gran parata di Michele Miarelli, anche se è il primo palo. Però andiamo, guardate, a rivedere la grande parata di Miarelli, eccola. Vedete, sul primo palo Michele Miarelli, classe 84. Sì, grande, non era... grande amico, diciamo, ricordiamolo, di un certo Stefano Mammarella. Due, sì, grandi portieri. Due grandissimi portieri, ma la scuola italiana, insomma, è una scuola veramente importante per quanto riguarda i portieri. Ricordiamo, attenzione,
Attenzione a Coco Smith, ancora con Miarelli che prova a fermare l'azione avversaria. Morgado va al recupero, poi vede ancora il capitano Coco Smith che non riesce a mantenere il pallone e qui arriva questa conclusione. Andiamo a vedere Paulinho, portiere, che salva quello che poteva diventare il sesto gol di Servis Pesaro. Gli applausi per lui, si è sacrificato. Serve un gol per il Pescara, è scontato dirlo, ma serve non tanto per a livello numerico, serve per dare quel qualcosa in più a livello mentale ai ragazzi di Paluscia. Attenzione, qui invece c'è Taborda che d'un soffio non firma il 6-0. Graziato qua il Pescara. Andiamo a rivedere intanto la conclusione della lunghissima distanza di Taborda e la parata, il recupero di Paulinho, portiere di movimento. Sì, qua Pesaro che sale in pressione per cercare di non permettere il portiere in movimento, attenzione. Visto il fallo di Tony Dandelli. Circolazione di palla troppo lenta ancora del Pescara, dovrebbe cercare con pazienza ma con velocità di passaggio, crearsi lo spazio facendo muovere la difesa. In questo caso è ancora troppi tocchi da parte dei giocatori di Paluscia. Ci ha provato Coco Smith a mettere nel mezzo dove c'era André Ferreira, rallentando l'azione, così faciliti ovviamente la fase difensiva. Coco Smith si va da Morgado, pronto Paulinho, André Ferreira dà profondità sulla destra. Paulinho, 7 minuti da giocare, 5-0 dell'Ital Service Pesaro sulla Color Max Pescara. Questo è il campionato di calcio 5 di Serie A e siamo al Pallarigopiano di Pescara. Palla ancora in avanti, poi Coco Smith, scarico, Morgado, Paulinho. Non trovano i varchi per poter mettere in difficoltà gli avversari, poi costretto a mettere fuori Paulinho, rientra Mazzocchetti tra i pali. Si affievolisce la possibilità che i padroni di casa possano rientrare in partita perché pur utilizzando il portiere di movimento rimangono ancora sotto di 5 reti. Eh sì, il tempo passa. Attenzione a Canal, fermato da Leandro, quindi si riprenderà con un angolo da destra a favore dell'Ital Service Pesaro, mentre Miarelli si disseta, lo abbiamo visto inquadrato. Canal, ancora angolo da destra. Salas, non arriva il pallone a Borruto, che poi eccolo Borruto ancora con la sua rapidità si era appoggiato sul centrale che in quel momento era Canal. Vedi la differenza del campione, va di prima ma con una velocità, una motivazione pazzesca incontro alla conclusione e stiamo 5-0. Quasi sull'angolo. Concentrazione di Mazzocchetti tra i pali. Borruto stavolta sbaglia, la conclusione è una notizia, lo vediamo inquadrato. Leandro, 3 su di lui, allora Canale all'indietro. Salas, Taborda, ancora Salas, profondità. André Ferreira, Leandro. Rientra Paulinho come portiere di movimento e si porta sull'out destro. Ferreira centrale. Coco Smith torna sui suoi passi. Eccolo Paulinho, palla sul sinistro. Scarico all'indietro. Morgado. Leandro. Taborda. Fantastico. Nuova rimessa laterale a favore dell'Ital Service Pesaro. Taborda che legge la giocata in anticipo e fortuna per il Pescara che non riesce a trovare lo spazio per concludere, ma grandissima intelligenza di un giocatore veramente, veramente fantastico. André Ferreira. Arriva una conclusione inutile, pallone che era già terminato fuori. Vediamo Borruto far ripartire ancora lì dal Service Pesaro. Canal, c'è Tony Dandelli in posizione di pivot. Palla che finisce fuori. Rientra il capitano. Coco Smith, Paulinho,
Morgado. Guenu. Visto ancora una volta Taborda era andato al recupero del pallone subito in anticipo sull'avversario, toccato poi duro da Uenu, rimane a terra il numero 14 dell'Ital Service Pesaro. Sì, giocatori, ci sono giocatori che hanno questa capacità di lettura, di capire in anticipo la giocata dell'avversario, come ho sottolineato prima, stessa cosa, non riesce poi a trovare la conclusione, ma legge veramente in anticipo le giocate del Pescara, che ripeto, a mio avviso dovrebbe cercare con più velocità di girare la palla per cercare di crearsi uno spazio maggiore. A proposito di girare la palla, in questo caso invece il problema per Taborda è alla caviglia destra, mi sembra di poter dire che proseguirà il giocatore con la maglia numero 14, ma certo ha subito un colpo doloroso, sì, è sofferente, come ci dice il nostro Marco Spoletini in regia. Non so se abbia preso una botta o se si è girata, proprio la caviglia sul parquet. Comunque questi sono gli inservienti che vanno a pulire, quindi fra poco il parquet del Pallaricopiano sarà perfetto, noi potremo vivere così gli ultimi 5 minuti di gioco. Questa è la botta, sì, che riceve, come dice il nostro Marco Spoletini, che ci sta dando un aiuto concreto in regia. Stesso aiuto che ci dà adesso Borruto con la sua qualità e con questa conclusione che sì è alta, ma ancora una volta quando prende il pallone il numero 10 non ci si può distrarre un attimo, perché se è vero che non si può distrarre la difesa avversaria, così non si può distrarre neanche il telespettatore che da un momento all'altro sa che troverà una giocata fantastica. Sì, la bellezza, ecco, di vedere queste squadre è che ci sono giocatori che in qualsiasi momento ti possono tirare fuori una giocata di altissimo livello tecnico, fisico. E André Ferreira, Paulinho portiere di movimento, all'indietro per Morgado, allarga il gioco, c'è Uenu, 4 minuti e mezzo da giocare. Paulinho, Morgado, ancora Morgado, palla sul destro, può arrivare alla conclusione, alta. No, rimessa laterale a favore della Color Max Pescara, c'è Uenu pronto. Rivediamo, non so se l'ha parata Miarelli. Sì, l'ha parata. Questa è una grandissima parata, la differenza poi tra, ecco, quello che la dicevo, seconda grande parata. La seconda grande parata è quello che dicevo in sede di presentazione, quando hai un portiere che questo, il portiere ti fa la differenza, che nei pochi momenti che viene impegnato comunque si fa sempre trovare pronto, e non è facile, Lucio, quando sei impegnato poco a non perdere mai la concentrazione. Morgado, Uenu, Paulinho, non arriva perché c'è Borruto pronto a chiudere, e poi lo stesso Borruto va anche alla conclusione dalla lunghissima. Tanto Paulinho da cambio, perché c'è Mazzocchetti che torna tra i pali. Da giocare, 3 minuti, 53 secondi di gioco. Coco Smith, Uenu, non si gira. Paulinho portiere di movimento ancora sul parquet. Morgado, Uenu, Morgado. La conclusione è di André Ferreira, e anche qui forse lo riapprezzeremo meglio fra poco, ma anche qui c'è una bellissima parata che adesso andiamo a vedere, vedete sul primo palo come arriva col piede sinistro Miarelli. E questa era una bella giocata, peccato per il tiro che poteva essere sicuramente, attenzione, Paulinho per l'1-5 della Color Max Pescara sull'Ital Service Pesaro, o meglio l'1-5 subito fin qui dalla Color Max Pescara, che però dà un segnale, il segnale è quello che si riporta sul meno 4, vediamo, ottima conclusione da parte di Paulinho, giocatore quarantenne molto esperto che noi conosciamo da qualche anno, vero Marco? Sì, che comunque, che diciamo, non è che riporti in partita i suoi, ma dà fiducia alla squadra, squadra che prova subito a cercare anche il secondo gol. Sì, no, il Pescara ha il dovere di provarci, Paulinho, e ha dimostrato adesso, come giustamente sottolineato tu, Lucio, che ha un piedino fatato, quindi appena dai la possibilità, intanto qua c'è un fallo di mano di Tony Dandel, ma siamo al terzo fallo, quindi ecco qui
qui veramente distrazione ma più che altro mentale del Pesaro. Intanto abbiamo visto una nuova battuta da parte di Paulinho, ma abbiamo riapprezzato ancora invece la conclusione per l'1-5 e possiamo dire che anche lì era pronto Miarelli, ma sulla qualità dell'avversario stavolta non ha potuto nulla dopo tre belle parate. Sì, hanno concesso qualcosina, almeno sono diventati umani, diciamo, hanno un piccolo errore, attenzione qui. Bravo Miarelli. Bravissimo Miarelli a leggere quel passaggio. E poi conclusione sulla traversa alta da parte di De Oliveira. 2:51 da giocare, più 4 del Pesaro sul Pescara. Partita nettamente indirizzata, ma non chiusa. Questo è calcio a 5, più 4 sì, ma c'è da giocare 2 minuti e 46 secondi. Taborda, Salas, Borruto. Certo, qui devono affrettare parecchio i tempi quelli della Color Max Pescara. Palla profonda, attenzione al colpo di destra indietro, stavo quasi per ingannare Mazzocchetti. Mazzocchetti che lascia il campo, rientra Paulinho, pronto poco Smith. Wenu che addomestica il pallone, poi cerca i compagni, non li trova, ma guadagna il fallo laterale la Ital Service Pesaro, e questa è una notizia importantissima a 2 minuti e 14 secondi dall'epilogo. Sì, Wenu qui commette un errore perché era entrato Paulinho come portiere di movimento, prova una giocata fine a se stessa perché la spalla è la porta laterale, infatti i suoi compagni si sono lamentati non poco, ma caro Lucio, in questi casi subentra la stanchezza e la lucidità mentale passa e quindi si commettono anche questo tipo di errori e non mi stupiscono affatto. Salas sul pallone, scarico all'indietro per Taborda. Partita virtualmente conclusa perché siamo sul più 4 a 1 minuto e 48 da giocare, ma rimaniamo concentrati per vedere cosa riuscirà a fare ancora l'Ital Service Pesaro con la sua qualità, perché sul parquet c'è un certo Borruto. Allora, diciamo intanto ai telespettatori che in questo sport se ne sono viste di queste cose. Beh, ricordiamo cosa è accaduto solo pochi giorni fa, no? Perché a proposito di l'Ital Service Pesaro si trovava sul più 2 a poco dalla fine. Poi la Fel di Eboli, che giocava in casa, ha recuperato un pareggio che sembrava impossibile. Sì, no, bisogna vedere anche dalla situazione mentale, in questo caso il Pescara un pochino ha tirato i remi in barca, si percepisce già da qualche minuto. È capitato spesso e volentieri che in un minuto si sono segnati 3 gol col portiere di movimento, ma non credo sia questa la situazione. Sì, siamo d'accordo Marco. Troppo lento la Color Max Pescara per poter pensare di rientrare in partita, per poter pensare quantomeno al pareggio, ma adesso poi siamo arrivati a un minuto dalla fine, dobbiamo solo guardare qualche giocata ancora interessante e quindi andiamo a vedere questa di Morgado che va a pescare Coco Smith, ma non riescono ad andare alla conclusione verso la porta difesa da Miarelli, giocatori della Color Max Pescara. Così è già ripartito ancora una volta l'Ital Service Pesaro, meno di un minuto alla fine della partita. Taborda, André Ferreira, Morgado, Wenu, colpo di testa, far proseguire l'azione, 30 secondi e spiccioli da giocare, partita virtualmente chiusa. Questo è Miarelli tra i pali, è il primo successo quindi in campionato per l'Ital Service Pesaro dopo la sconfitta con il Mantova, il 4-2 subito nell'opening day, nella prima giornata, quella di Salso Maggiore, il 2-2 con la Fel di Eboli ed oggi questo primo successo contro la Color Max Pescara. Dobbiamo solo sapere se sarà 5-1 oppure se sarà leggermente modificata, ma la partita di oggi ci dice che l'Ital Service Pesaro è ancora la squadra da battere. Sì, ci dice che il Pesaro ha mostrato i muscoli e quindi ecco qua che credo sia arrivato il 6-1 di Oliveira e una prova direi quasi perfetta, a parte una piccola distrazione su un corner del Pescara, e credo che insomma Colini possa essere veramente soddisfatto. I suoi ragazzi hanno messo grandissima intensità, qualità,
quantità e sono venuti a prendersi tre punti dopo un inizio sicuramente di campionato in sordina, perché siamo stati bravi, Marco, perché abbiamo detto chissà se il punteggio sarà, sarà quello oppure bravo, se cambierà ancora. Invece è cambiato ancora, abbiamo visto il 6-1 finale di De Oliveira. Quindi che cosa ha detto la partita di oggi? Ha detto che di fronte c'erano una Color Max Pescara alla prima, alla prima partita in campionato e subito sconfitta dalla formazione più forte però della, della Serie A. Giustifichiamo la Color Max Pescara perché non era scesa ancora in campo, quindi non aveva avuto la possibilità di giocare ancora partite di campionato, quindi è un po' indietro con la preparazione, anche con l'amalgama, come avrebbe detto qualcuno, un presidente molto famoso nel calcio qualche anno fa. Ma rimanendo alla partita, finisce 6-1 a favore dell'Ital Service Pesaro. Colini più che soddisfatto, adesso sta parlando in questi istanti con Miarelli. Miarelli autore di una grande partita come i compagni. Abbiamo visto le giocate di Borruto, quelle di Guzzolino e non solo. Il campionato che cosa ci dice allora? Il campionato ci dice la sua favorita? Ma la sua favorita si sapeva anche prima di questa partita, anche se le prime due giornate, ripeto, insomma, hanno un po' deluso le aspettative in questo senso, perché siamo rimasti un po' sorpresi da un punto in due partite. Per quanto riguarda questa partita, il Pescara, come hai sottolineato giustamente tu, è stato anche sfortunato, perché insomma, la prima partita ti capita di incontrare il Pesaro, tra l'altro arrabbiato proprio perché le prime due partite non ha ottenuto risultati. Permettimi solamente di aggiungere che se poteva fare qualcosa di più il Pescara era sicuramente l'approccio del secondo tempo. Va in svantaggio 2-0, sei riuscito a tenere botta, diciamo così, fino alla fine del primo tempo. Secondo me il secondo tempo devi entrare in campo in un'altra maniera. Invece quello subisci stato, due gol subito, quello vai è stato sotto le quattro. Il grandissimo, secondo me, grande errore, insomma, fossi Saverio Palucci forse mi rammaricherei per questo. Ringrazio al debutto in Rai Marco Angelini come commento tecnico, ringrazio Marco Spoletini in regia e anche la nostra squadra tecnica qui al Pallarigopiano. Ricordo il risultato finale al Pallarigopiano di Pescara, dove l'Ital Service Pesaro ha vinto 6-1 contro la Color Max Pescara. E con questo da Lucio Micheli e Marco Angelini è davvero tutto, un buon proseguimento su Rai Sport. Io scrivo veramente un numero incredibile. Prima circolazione di palla con Color Max Pescara in possesso e vediamo Ferraioli, maglia numero 21. Avete visto già una difesa attiva, buona da parte dell'Ital Service Pesaro che va a una prima circolazione di palla. Scelto Fortini che va sulla sinistra dal capitan Tony Dandel, che poi si propone, cerca di cambiare assetto. Vedete che cercano subito fin dall'avvio di non dare punti di riferimento agli avversari, ma c'è già un break da parte degli avversari, perché vediamo adesso la circolazione con Ferraioli in possesso a favore della Color Max Pescara. Sì, il ritmo alto da subito, Pesaro che va in pressione, tutte e due le squadre hanno cominciato con la marcatura uomo senza scalare la marcatura, e quindi ritmo alto, vediamo, sicuramente i primi minuti sono importantissimi soprattutto per il Pescara, come approccio alla gara in questo sport è fondamentale, Lucio. Abbiamo visto subito una buona palla proposta da capitan Coco Smith, che ha cercato di mettere in moto sulla corsia destra Ferraioli, sull'out destro. Poi Wenu rimane in alto anche capitan Coco Smith, ma vedete, viene ricercato in posizione di pivot Marcelinho. Potrebbero già andare alla battuta i giocatori dell'Ital Service, che invece temporeggiano. Si fa vedere Tony Dandel largo a destra, arriva a una prima conclusione piuttosto velleitaria e quindi riparte ancora la Color Max, però già problemi per il capitano di casa, problemi per Coco Smith. Sì, credo abbia preso una botta, nulla di grave, andiamo a rivedere. Sì, Taborda che fa l'uno contro uno nella fascia e a mio avviso il difensore del Pescara sbaglia un pochino la presa di posizione mandandolo verso il centro del campo. Fortuna per lui che Taborda strozza un pochino il tiro. Fair play, subito in possesso Color Max Pescara, lo scarico per il capitano, mette in moto il suo portiere. Allora andiamo a seguire Ferraioli, ancora numero 21, profondità dove non ci sono giocatori, suggerimenti di Saverio Palucci dalla panchina, che cerca di dire ai suoi di guadagnare metri.
prova a ripartire l'Ital Service. Pallone troppo esterno, troppo largo, quindi nuovamente in possesso palla i padroni di casa. Vedete 1 minuto e 31 secondi già giocati, palla Rigopiano di Pescara. In campo la Colormax Pescara, i padroni di casa, la prima giornata per loro di questo campionato. E dall'altra parte l'Ital Service Pesaro, che dicevamo ha appena un punto in classifica, e questa è la notizia vera del campionato di Serie A. Sì, grande sorpresa, grandissima prestazione del Mantova, bisogna sottolinearlo, alla prima giornata, mentre alla seconda in casa di una Fel di Eboli, dove sicuramente non è facile tornare con il bottino pieno, però ripeto, a mio avviso l'assenza di Miarelli in quel caso si è fatta un pochino sentire, ma siamo appena alla seconda giornata. Ottima uscita. A proposito del 2-2 tra Fel di Eboli e Ital Service Pesaro, ricordiamo che però a 48 secondi dall'epilogo erano sul 2-0 fuori della Pesaro. Sì, questo è uno sport bellissimo anche per questo motivo, perché le partite non finiscono mai. È stata brava sicuramente la Fel di Eboli a crederci, ha sfruttato anche qualche errore individuale del Pesaro, e non mi stupisce il risultato, perché insomma nel campo della Fel di Eboli non sarà facile per nessuno quest'anno. Marco, però possiamo dire che il campionato sia molto più equilibrato rispetto alla scorsa stagione? Sì, più equilibrato, si è livellato tantissimo nella fase centrale, diciamo, della classifica. Per quanto riguarda, attenzione, per quanto riguarda la fase per chi è, insomma, è favorito per la vittoria finale, a mio avviso il Pesaro per tanti motivi è strafavorito rispetto a tante altre. Sicuramente l'Acqua e Savona ha fatto una grandissima rosa, ha preso un allenatore emergente e sta lavorando bene, però insomma rimane la grande favorita per la vittoria finale, mentre per quanto riguarda il basso si è elevato tanto e ci sarà grande battaglia. Intanto Mazzocchetti mette in moto Coco Smith, si va sulla destra, subito la profondità alla ricerca di Wenu, non si gira il numero 9, chiede fallo Tony Dandel, prosegue ancora l'azione della Colormax, mentre Collini dà suggerimenti per la marcatura a Fortini. Non arriva la conclusione, qui non si intendono i giocatori della Colormax Pescara, quindi la rimessa laterale a favore dell'Ital Service Pesaro, con Colini che dà ancora suggerimenti ai suoi. Ricordiamo che cercano a Pescara, proprio nella sua Pescara, dove è stato protagonista a lungo sia col Pescara sia con il Montesilvano, cerca appunto Colini la prima vittoria, il primo successo in 3 giornate. Marcellini si va sulla sinistra, si abbassa capitano Tony Dandel ancora, vedete che è efficace questo pressing alto portato dalla Colormax Pescara, che torna subito in possesso. Vediamo allora Wenu che potrebbe andare alla conclusione di destro, buona però la presa da parte di Miarelli che non si scompone affatto. Sì, primo tiro importante della partita, il Pesaro si è allungato un pochino, quando questo accade faciliti di più ovviamente la fase difensiva dell'avversario. Squadre completamente a specchio, marcatura uomo individuale per il momento. Marcellino, Tony Dandello, Fortini, ancora Marcellino, forza la giocata, rimane in possesso l'Ital Service, costretto all'indietro Marcellino con Miarelli che lo chiama appunto ad andare a recuperare il pallone. Regole. Sì, diciamo sfrutta il fatto di non aver toccato la palla, quindi in questo momento il Pesaro potrebbe ripassare per il portiere. Quindi ancora Marcellino sulla destra, arriva la conclusione di Taborda che però è fuori. Classica giocata di parallela, prova il tiro Taborda ma non riesce a prendere lo specchio. Cambi importanti, c'è Borruto e c'è anche Salas, mentre rivediamo la conclusione di Taborda che non inquadra lo specchio. Dall'altra parte già pronto Ferraioli, palla indietro, è partito Borruto con la sua velocità, ancora Borruto perde il contatto con la sfera, va a recupero, altro giocatore definito addirittura il Cobra per la sua rapidità, giocatore che ci ha fatto vedere nel corso degli anni delle giocate fantastiche, campione del mondo, ricordiamolo, non è al meglio questa sera, era in dubbio addirittura per la presenza. E però insomma Collini decide di schierarlo comunque. Nato a Buenos Aires, classe 87, ex Montesilvano e Acqua e Sapone, giocatore campione del mondo con l'Argentina 2016, non è il solo presente qui stasera.
Adesso andiamo a vedere Sala, sale indietro, l'ex Lazio ha dato all'indietro per Taborda, ancora Taborda e poi nuova circolazione bassa da parte dell'Ital Service, prova ad attrarre, a tirar fuori la Color Max Pescara. Vedete qui rischia addirittura qualcosa Mazzocchetti che ha già fatto ripartire André Ferreira. Uno contro uno di Ferraioli, costretto poi all'indietro. Morgado. Non c'è la precisione giusta, nuovamente in possesso l'Ital Service Pesaro, si rimane però sullo 0-0, 5 minuti scarsi già giocati al Pallarigopiano di Pescara. È la prima partita in assoluto di questo campionato per la Color Max Pescara, che fin qui non ha potuto giocare per dei casi di positività al Covid-19 delle sue avversarie. Stasera per la prima volta scende in campo la squadra di Palusci e qui invece Canal cerca in profondità proprio Borruto. Borruto due su di lui, riescono ad avere la meglio, lo scarico su Ferraioli, si ritorna da Mazzocchetti. Mazzocchetti ha cercato e non ha trovato André Ferreira. Sì, in questo momento il Pescara bada molto più alla fase difensiva, che sta facendo molto bene, non ha permesso al Pesaro di insomma ha lasciato una conclusione in porta di Taborda, come abbiamo detto prima, quindi in questo momento molto attento alla fase difensiva, meno presente nella fase offensiva. Attenzione qui, bello, bello questo passaggio da parte di Salas nel corridoio per Mauro Canal. Prosegue ancora proprio Salas, scarico sulla sinistra per Taborda, si rimane in un fazzoletto, chiamato all'indietro Miarelli. Lo stesso Miarelli in avanti, non c'è la precisione ma buona la giocata proprio a cercare Borruto. Borruto che cerca in ogni maniera di farsi vedere dai compagni, eccolo. Attenzione alla rapidità del numero 10, porta il pallone sul sinistro, grande conclusione, la risposta di Mazzocchetti in angolo. E questo è Borruto quando meno te l'aspetti, finta al tiro con il destro, suolata e eccolo qua, lo rivediamo bene. Calcia con il sinistro e qua c'è stata una grandissima parata. Ma anche una grande sterzata. Come... Grandissima sterzata, ma è un giocatore dove abbina qualità fisiche e qualità tecniche, cosa che ovviamente non è da tutti, la sua caratteristica principale. E quello che vediamo inquadrato invece è Mauro Canal, altro giocatore importantissimo, classe 86, 6 scudetti, 8 supercoppe, 4 Coppa Italia, giocatore di grandissima esperienza, forse anche leggermente sottovalutato per quello che ha vinto e quello che ha fatto nel campionato italiano. Attenzione, opportunità Color Max, poi ripartenza rapida da parte dell'Ital Service e allora arriva questa conclusione sporcata in angolo da parte di Borruto, si rimane sullo 0-0 ma adesso spinge l'Ital Service Pesaro. Sì, sono passati quasi 7 minuti, il Pescara si è un pochino allungato e il Pesaro ha fiutato già la preda in difficoltà e sta cercando con delle transizioni di andare in vantaggio. Inquadrato Salas, classe 93, il paraguayano di Asunción, il Ciolito, così viene chiamato. Giocatore con un grande passato anche nella Lazio, quando era giovanissimo ed arrivò qui nel campionato italiano. Subito time out e allora noi scegliamo Colini, sentiamo le sue parole. Allora, cominciamo. Allora, quando la girano al centrale andiamo a rubare palla. Bene? 1, 2, 3 al centrale. Bene. Sulla rimessa in gioco più stretti. 3. Non pressiamo la fascia. Stanno preparando solo 1-2 in fascia. Alla fine ci pizzicano. Fintiamo e prepariamoci all'1-2. Se non c'è l'1-2 magari rimane con la palla al piede e andiamo ancora di più a rubare la palla. Va bene? Una volta su tre diamo palla pure noi lunga al pivot, se no vengono troppo alti sapendo che noi la giriamo e non abbiamo tempo di organizzare palleggio e niente. Va bene questo? Ok? Dai ragazzi, Borru, dai. Beh, diciamo che ha dato delle indicazioni piuttosto nette ai suoi, condivisibili. Condivisibili, guarda, era una giocata che avevo visto anch'io in sede di telecronaca, è la classica giocata che si fa quando si affrontano squadre che difendono a uomo integrale, quindi all'1-2 sulla fascia cercando di prendere il difensore distratto e quindi andare alla conclusione. E altra cosa, ha cercato di far capire di quando c'è l'imbucata per il pivot di accorciare prima perché vede la squadra un pochino lunga. Intanto sul parquet c'è anche Cuzzolino
autore di uno dei gol con la Fel di Eboli, nuovo acquisto da parte dell'Ital Service Pesaro. Eccolo Cuzzolino, porta pallone, poi cede a Salas, un altro dei giocatori molto importanti della storia del calcio 5 degli ultimi anni, proprio Cuzzolino, Leandro Cuzzolino, 33enne argentino, anche lui campione del mondo 2016, due volte con la sua nazionale, tra l'altro anche medaglia d'argento in Coppa America. Anche lui nato a Buenos Aires, anche per lui anni importanti del Montesilvano e poi anche nell'acqua e sapone. Sì, giocatore che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, dotato di un grandissimo tiro, di qualità, di quantità, non a caso insomma è uno dei giocatori più titolati. Intanto stiamo rivedendo azioni su azioni, replay da parte del nostro Marco Spoletini in regia, che ci sta dando un grande supporto stasera, e qui c'è Cuzzolino alla conclusione, parato in angolo da Mazzocchetti. Possiamo dire che adesso l'inerzia del confronto è tutta a favore dell'Ital Service Pesaro. Sappiamo, sì. Cuzzolino. Pesaro che ha messo il piede sull'acceleratore e prova con degli 1-2 da parte dei loro giocatori, che ripeto abbinano quantità e qualità, perché in questo caso Cuzzolino ha fatto una giocata sia tecnica ma anche fisica, facendo uno scatto, insomma cambiando velocità e direzione, che è poi la caratteristica di questo sport. Bravissimo Coco Smith in copertura su Borruto poco fa, Borruto che con la sua rapidità ha cercato di sorprendere la difesa schierata della Color Max Pescara. Cuzzolino all'uno contro uno, palla nel mezzo, Borruto due su di lui, provano a ripartire ma c'è Mauro Canal. Mauro Canal, la puntata, ancora Canal, palla sul destro, non c'è né rapidità né forza né precisione, ma si riprende ancora con l'Ital Service in possesso e arriva Cuzzolino col suo sinistro sul fondo. Sì Lucio, la sensazione è che il Pesaro abbia veramente fiutato un momento di difficoltà della squadra di Palucci e sta veramente mettendo il piede sull'acceleratore cercando il vantaggio. Guenù, carico all'indietro, segue l'azione della Colormax, ancora si torna da Coco Smith, poi palla centrale ma imprecisa da parte di André Ferreira, ci sono cambi perché vediamo ancora Morgado sul parquet, altro giocatore di grandissima esperienza, Dudu Morgado, classe 81, anche per lui uno scudetto nel Pescara 2015, 39enne anche lui, ex Montesilvano. E soprattutto campione europeo con la nazionale italiana nel 2003, sono passati un po' di anni, eh sì, non a casa quasi 40 anni, giocatore di grande esperienza. Il Pescara ha una rosa un po' particolare perché annovera qualche giovane promessa a due quarantenni che fanno un po' da chioccia, diciamo, ai giovani. C'è questa tendenza di avere molta esperienza nei vari roster o rose delle squadre di Serie A, perché a tuo giudizio? Allora, posso portare l'esempio del calcio per essere un pochino più chiaro, vedi Ibrahimovic col Milan, giocatore che ha insomma quasi 40 anni ma fa delle... la differenza. Fa la differenza perché ha motivazioni pazzesche, perché dà l'esempio ai giovani, si allena come un ventenne, motiva soprattutto tutti i compagni di squadra, questo vale ovviamente anche per il calcio a 5 quando hai giocatori di un altro livello, di questa età che stanno ancora facendo questi livelli. Non è solo, diciamo, un vantaggio, un pregio fisico, ma devi avere dentro delle motivazioni particolari. Seguiamo Cuzzolino, a tale proposito fermato, protesta perché avrebbe voluto un fallo a proprio favore, ma Marco Angelini poco fa ci ha detto che praticamente vorrebbe tornare a giocare a 45 anni. Questo... La voglia c'è sicuramente, le emozioni ci sarebbero, diciamo che ho delle gambe che forse non me lo permettono. Ma dubitiamo, io penso che invece... faresti ancora la tua figura. Intanto palla nel mezzo, vedete Mazzocchetti che va al recupero e fa ripartire ancora la Color Max Pescara. Vediamo se riescono a salire con calma. E Guenù che subisce fallo da Cuzzolino. Sì, Cuzzolino si è un pochino innervosito perché a mio avviso prima aveva qualche ragione di protestare perché Guenù lo aveva un pochino trattenuto, quindi l'arbitro ha dato il vantaggio. Hai visto la vendetta del nostro Marco Spoletini, così l'ha definita il regista. La vendetta è il fallo di Cuzzolino, sì, che però costa un calcio piazzato da posizione interessante a favore della Color Max Pescara nel momento tra l'altro di grave difficoltà dei padroni di casa. Ferraioli, Cuzzolino sulla sua strada, la rimessa ancora a favore della Color Max Pescara.
Pescara che alla prima giornata si vede un pochino il cambio di passo che c'è stato dopo qualche minuto, un Pesaro più abituato, siamo alla terza partita. Pescara che deve un pochino rompere i ghiacci. Miarelli, profondità, attenzione, l'uscita da parte di Mazzocchetti. Un'uscita vincente, la definiamo così, perché era stato pescato in ottima posizione. Ha rischiato Miarelli. De Oliveira. Ha rischiato veramente tanto Lucio, perché era al limite dell'area di rigore. Cuzzolino riceve, sinistro, angolo ancora a favore dell'Ital Service Pesa. Seguiamo intanto Miarelli, vedete l'assist profondo per De Oliveira e l'uscita vincente di Mazzocchetti che, come dicevi, ha rischiato. Ciabattata stavolta, la palla ancora parata in angolo. Io la definisco una ciabattata quella di De Oliveira, sì, di poco fa. Sì, ha rischiato tanto Lucio, anche perché in quel caso il portiere rischi che se non prendi la palla e sei uscito dai pali è un rischio secondo me eccessivo. Attenzione, seguiamo Wenu, palla sul destro e c'è l'ottima chiusura di Canal. Eccolo Canal inquadrato. Andiamo a rivedere intanto il fallo di poco fa di Tony Dandel, perché avrebbero voluto punizione i giocatori della Color Max Pescara. Intanto la conclusione di Ferraioli. Cuzzolino, Tony Dandel, Canal, Tony Dandel, Cuzzolino. Sono, chiamiamoli, errori di grande confidenza. Sì, Pescara che ha ripreso una discreta pressione mettendo in difficoltà l'attacco del Pesaro. Non deve mollare un centimetro, perché veramente questi giocatori sono talmente forti e come sbagli ti puniscono. Wenu, le sue finte. Cerca di portare a spasso capitano Tony Dandel. Poi Coco Smith, Ferraioli, Morgato, fermato. Taborda fa ripartire ancora lì dal service Pesaro. E c'è un fallo e anche l'ammonizione, e qui possiamo dirlo che è stato un fallo inutile e anche un'ammonizione che avrebbe dovuto evitare in questa circostanza. Sì, Ferraioli, ci sta tutto fallo e giallo, forse era anche intimorito da un probabile contropiede del Pesaro. Tony Dandel per Cuzzolini, profondità. Prova a salire lo stesso capitano, fa tutto da solo e fa anche bene stavolta De Oliveira, ma sulla sua strada trova Mazzocchetti. Andiamo a rivedere la conclusione, la bordata centrale. Morgato che si stacca due metri lasciando la possibilità di concludere a De Oliveira. De Oliveira adesso anticipato da Morgato, che ha anche guadagnato la rimessa. André Ferreira prova a dare velocità alla manovra. Coco Smith, ancora Ferreira, Wenu, uno contro uno, lo scarico, c'è Morgato, si allarga André Ferreira, prosegue l'azione della Color Max. Adesso c'è Morgato, non trova lo specchio, viene chiuso, costretto all'indietro. Coco Smith, guadagnano la rimessa, ma qui la Color Max forse non ha trovato d'un soffio una conclusione che poteva essere molto interessante. Sì, è la seconda volta che ripete la giocata ad un tocco, cercando la profondità verso il pivot. Questa volta era andata anche discretamente bene in appoggio per la conclusione, ma sono stati molto bravi i giocatori di Colini in fase difensiva. Coco Smith all'indietro. Ferreira, mentre c'è anche Paulinho sul parquet, classe 80. A proposito di giocatori esperti, Paulinho lo vedete inquadrato. Il quarantenne con la maglia numero 6. Giocatore di una qualità pazzesca, ovviamente paga un pochino dazio per la sua stazza fisica, però è un giocatore veramente che ha una qualità incredibile. Seguiamo De Oliveira e poi ne parleremo, perché vediamo Tony Dandel. Si tiene basso Taborda, Taborda lavora un buon pallone mentre si abbassa Cuzzolino. Riceve il numero 17, davanti prova a farsi vedere De Oliveira, si va da lui. Ancora Cuzzolino che gestisce, Taborda si allarga a Tony Dandel. Prosegue ancora una circolazione fluida da parte dell'Ital Service, che prova a non dare riferimenti agli avversari. Poi De Oliveira non riesce a girarsi ad un soffio. Cuzzolino fa ripartire ancora i suoi. Scarico per Taborda, Cuzzolino.
e arriva alla conclusione di Guzzolino con Mazzocchetti pronto. Sulla sua strada c'era proprio Paulinho, ex Arzignano, Civitella, Real Rieti, Lazio e chi più ne ha più ne metta, nato a San Paolo, ha giocato anche nell'Acqua Sapora. E lui alla conclusione è fermato da Taborda. Sì, adesso time out chiesto da Palucci. Prima sottolineo la fase offensiva del Pesaro, effettuata benissimo, due tocchi con pazienza, ha aperto lo spazio nella fase difensiva del Pescara e poi sono andati alla conclusione. Sentiamo. E noi sentiamo Paolo. Saúl per Coco subito. Fanno giocata bene. Non palo in campo, non mettiamoci qua subito, facciamogliela sudare questo uno contro uno. Ok? Quando arriviamo qua, Paolo con Cuzzolino, quando Cuzzolino comincia a entrare dentro il campo, qua non c'è pressione, quindi lì dobbiamo stare attenti a tutte queste palle che arrivano dietro le spalle. Fin quando non riusciamo a prendere pressione, Paolo ti entra dentro il campo, poi quando entra comincia a coprire il centro. Ok, comincia a coprire il centro, pronto ad andare in fascia, ma il momento che qua Cuzzolino comincia a entrare con la palla al piede, ha il campo scoperto, ragazzi, quindi l'opposto sta un po' più dentro, ok? Ma soprattutto queste palle, l'opposto e il centrale, deve stare attento a Cuzzolino che mette queste palle dietro le spalle perché non ha pressione, ok? Però cominciamo a 2.5, Andrea, cominciamo a 2.5. Andiamo. Commenta subito le parole di Palucci. Allora, time out è speso benissimo, dà un'indicazione molto chiara ai suoi giocatori. Se la palla è coperta, i suoi giocatori si possono permettere. Coperta significa pressata bene dal difensore. Se spieghiamo sempre bene. Sì, spieghiamo bene perché la palla coperta significa che il difensore sta pressando molto bene e allora si può fare un tipo di marcatura. Se la palla è scoperta, in questo caso Cuzzolino aveva campo perché era stato pressato male, diciamo, da Poligno, i giocatori dovevano accorciare e cercare di dare una copertura maggiore, quindi ed è capitato anche prima. Paulinho all'indietro, nuova circolazione da parte della Colormax, subito Borruto al break. Borruto fa da solo, ancora Borruto, palla sul fondo, ma quando parte ce ne vogliono due o tre per fermarlo e questo è il sorriso del Cobra. E meno male che era in forza Lucio, perché insomma da questi minuti Borruto non sembra assolutamente acciaccato, quindi mi sembra in ottima forma. Infatti se la ride, porta a spasso gli avversari con la sua rapidità, mentre dall'altra parte vedete che non è lo stesso per Paulinho. E usiamo un eufemismo. Intanto riparte l'Ital Service, scarico all'indietro, c'è Taborda. Pronto Borruto che riceve, Borruto palla sul sinistro, poi sul destro dà indicazione ai compagni. Infatti ha cercato sulla destra Fortini. André Ferreira, Paulinho, prova a farsi vedere Saúl. Ancora André Ferreira, lo scarico per Morgado. Paulinho all'indietro, che piedino però Paulinho. Ancora lui. Prova a far salire la squadra, poi vede o pensa di vedere uno specchio libero, in realtà sulla sua strada c'è Taborda. Hai detto benissimo Lucio, le sue qualità sono proprio queste, difesa della palla grazie anche alla sua stazza fisica e un piede veramente fatato che permette molto spesso di fare assist anche veramente improbabili. Tanto nuova profondità proprio alla ricerca di Paulinho, contento per questa espressione da parte di Mazzocchetti, lo stesso Mazzocchetti però deve stare molto attento perché Borruto è sempre in zona. E adesso Paulinho prova a mettere giù, non addomestica bene il pallone, riparte così lì dal service Pesaro. Allora Fortini per Taborda. Borruto rimane sulla sinistra, scarico all'indietro, Taborda, Fortini. Ancora Taborda, provano a imbucare, stanno pensando come fare, eccola la palla buona per Fortini, ma è ottima l'uscita di Mazzocchetti. Grande giocata di Taborda in questo caso, che vedi entra finta, passaggio, e in questo momento l'Ital Service Pesaro che sta spingendo sull'acceleratore, a mio avviso anche troppi tocchi, nel senso l'azione... Seguiamo questa azione, seguiamola, perché qui visto un fallo importante. Infatti siamo d'accordo con la direzione di gara, fallo di Saúl, andiamo a rivedere fra poco, ma intanto ti dico grazie al nostro Marco Spoletini in regia, stiamo rivedendo un fallo piuttosto netto.
Sì, fallo piuttosto netto. Pescara che ha arretrato un pochino il baricentro, segno anche di stanchezza quando questo avviene. Ripeto, il Pesaro a mio avviso prima del time out aveva approcciato una fase offensiva veramente, veramente bene, facendo due tocchi, passaggio veloce, movimenti veloci, aprendo così la fase difensiva del Pescara. In questo momento giocate più individuali che comunque stanno pagando, perché seguiamo questo calcio piazzato perché è molto importante. Arriva una conclusione da parte di Marcelinho, certamente non con la qualità giusta. Due opzioni per Taborda, due mancini in questo caso, Marcelinho e Cuzzolino. Sbaglia solamente la conclusione Marcelinho, ma la scelta era giusta. Intanto la Color Max Pescara cerca di salire sulla destra con Wenu. André Ferreira si porta in posizione di pivot, c'è Morgado centrale che riceve. André Ferreira, palla troppo profonda per il numero 9 che non può andare a recuperare un pallone regalando così il possesso palla agli avversari. Qui non c'è stata la qualità giusta da parte dei padroni di casa. Dall'altra parte pallone troppo profondo di Miarelli, Miarelli che adesso sta parlando con Colini. Sì, credo che Colini si sia lamentato perché è la terza volta che Miarelli prova questo tipo di giocata. E non è andata bene. Non è andata a buon fine, ma soprattutto per... Attenzione a Borruto che ruba palla centralmente, c'è Fortini, palla che rimane lì, poi Mazzocchetti. Qui grandissima opportunità per il Service Pesaro. Sì, bravissimo Borruto. Poi vedete che quanto sia in difficoltà la Color Max Pescara, perché Wenu, sì, grande giocata da parte di Borruto che va con la sua rapidità, avete visto, a recuperare un pallone. Abbiamo potuto riapprezzare il gesto tecnico grazie al nostro Marco Spoletini in regia, però dicevamo di una Color Max che è in grandissima difficoltà e si nota dal fatto che avete visto come Wenu non è riuscito a far ripartire i suoi, ma addirittura ha gettato il pallone in fallo laterale. Questo avviene perché il Pesaro sta mettendo una pressione sfrenata sul portatore di palla. Abbiamo visto come Fortini era stato messo in condizione di Borruto grazie a una pressione fortissima, e sono già due occasioni. E prima abbiamo visto come la Color Max Pescara invece si è liberata della palla proprio per non rischiare questa situazione. Seguiamo ancora una battuta da parte di Marcelinho, rimessa in gioco ed è la Color Max Pescara, palla sulla sinistra. Vedete in che situazione si trovano i padroni di casa, in grande confusione. Taborda, Borruto, Borruto, palla sul destro, murato da Wenu. Bravissimo, commette l'errore di mandare Borruto centrale, ma poi si riprende con una giocata fantastica a livello difensivo. Ancora Borruto, subito con la sua rapidità in avanti. E sempre Borruto che va al recupero sulla sinistra. Che giocatore. E non è al meglio. La forza di questo giocatore, secondo me, anche dall'abnegazione che ha nella fase difensiva, dalla volontà di sacrificio che ha nel andarsi a recuperare la palla, oltre alle grandissime qualità tecniche e quelle realizzative ovviamente. Abbiamo Toni Tandella e proprio Borruto che si accentra, palla sul destro, arriva la conclusione, stavolta conclusione che viene sporcata da parte di Robert. Stiamo rivedendo ancora, grazie al nostro Marco Spoletini in regia, la chiusura di Wenu. Borruto. Pescara un pochino stanco, si vede, perché ha anche abbassato un po' il baricentro, ma ci sta Lucio, perché insomma stiamo parlando di due squadre che hanno obiettivi e rose completamente diverse, quindi ci sta, deve soffrire, sta cercando di arrivare all'intervallo insomma con questo risultato. E questo invece è Leandro, pallone in avanti per Wenu, il solito Wenu che prova a fare da solo, salta o cerca di saltare Toni Tandel, guadagna sì una buona rimessa laterale, però dobbiamo dire di una ottima guardia da parte del capitano dell'Ital Service Pesaro che non si è fatto fin qui mai saltare dal giocatore con la maglia numero 9. Leandro. 3 minuti e 45 al nostro cronometro, ancora da giocare, 0-0 tra Color Max Pescara e Ital Service Pesaro, campionato di Serie A di calcio 5. Si gioca al Palarigo Piano di Pescara, arriva anche un cartellino giallo, andiamo a rivedere ancora, eccolo, è per Wenu che trattiene così l'avversario. Quinto fallo.
e questa è una ottima notizia per l'Ital Service Pesaro. Situazione falli che adesso ci dice di una Color Max a quota 5 e il Pesaro fermo a 1 significa che in caso di ulteriore gioco falloso da parte dei padroni di casa vedremo un tiro libero. Salas da Borda, o meglio Tony Dandel che aspetta lo stesso Salas per Marcelinho. Marcelinho all'uno contro uno prova con la potenza fisica, va alla conclusione, c'è Mazzocchetti, Mazzocchetti che ha fatto già ripartire Dudu Morgado. Leandro, palla sul sinistro, spostato da Borruto. Borruto, guardate come riparte Borruto da Tony Dandel, palla che rimane lì, ancora Tony Dandel per Borruto, palla all'indietro, conclusione di Salas e non arriva ad un soffio, non arriva Borruto e vorrebbero anche fallo in questa circostanza i giocatori del Pesaro. Andiamo a rivedere la conclusione di Salas, palla che rimane lì e qui sì, siamo d'accordo con la direzione di gara. Sì, sì, no, i giocatori di Pescara si lamentavano forse per il tocco di Borruto, ma era assolutamente involontario. Comunque che giocatore, pazzesco veramente in questo momento. Finta di calciare, suola la palla per Salas. Lucidità anche in un momento insomma dove la partita sta veramente andando a mille. La panchina della Color Max Pescara. Due minuti e 49 secondi al nostro cronometro. Allora Marco, ti comincio a chiedere che primo tempo è stato fin qui. Ma è stato un primo tempo dove il Pesaro sta cercando ancora di spingere a tutta per andare in vantaggio. Pescara che sta cercando invece di portare questo risultato fino all'intervallo. Ora è anche a 5 falli, è un pochino in affanno soprattutto a livello fisico, quindi non essere bravi. Grande Salas con la sua conclusione, la sua potenza, però dobbiamo dire anche di un Mazzocchetti che stasera non si è fatto mai sorprendere. Mazzocchetti classe 87, portiere di esperienza per la Color Max Pescara, molto attento e continua a dare anche parecchi suggerimenti ai compagni. Adesso però c'è questo fallo proprio da parte dell'estremo difensore in uscita e vedete allora, adesso però ha sbagliato. È quello che dicevo prima, Lucio, non sono stato purtroppo per il Pescara. Non serve, il giocatore spalla alla porta, non ha senso. Sono d'accordissimo con te, fino adesso ha fatto una grandissima prestazione, si è fatto trovare pronto. In questo caso ha commesso un grave errore perché non veramente ha corso un rischio che non serviva, perché il giocatore spalla alla porta, anche che stoppa palla, che cosa può fare? Si deve girare, c'è il difensore. Seguiamo questo tiro libero. Seguiamo il tiro libero perché come vedete anche in sovraimpressione grazie alla nostra grafica è arrivato il sesto fallo da parte della Color Max Pescara e quindi ha dato l'opportunità agli avversari di andare al tiro libero con, se ho capito bene, Marcelinho. E quindi Marcelinho che testerà Mazzocchetti. Una conclusione molto potente ma non precisa da parte del numero 19. Può ripartire la Color Max Pescara che adesso non può più sbagliare, non può commettere falli, soprattutto ingenui, perché darebbe altri tiri liberi agli avversari. Miarelli. Stavolta deve stare attento Mazzocchetti, non sbaglia. Coco Smith, scarico all'indietro, ancora il capitano. La rimessa a favore della Color Max Pescara che credo firmerebbe in questo momento per lo 0-0 alla fine primo tempo, conoscendo anche la situazione fatta. Sicuramente. Ferraioli intanto alla conclusione sull'esterno della rete, ben chiuso da parte di Cuzzolino, mentre Miarelli cerca De Oliveira. Salas e Cuzzolino. Canal. Seguiamo ancora lì dal service all'indietro con Cuzzolino. C'è De Oliveira che prova a farsi vedere, si muove da destra a sinistra per non dare punti di riferimento e soprattutto per cercare i compagni, cercare quella profondità, di dare quella profondità lì dal service che potrebbe regalare magari il vantaggio. E allora seguiamola questa profondità e poi arriva Cuzzolino, ancora murato da Coco Smith. In questo caso molto compatto nella fase difensiva del Pescara, attenzione,
Seguiamo ancora però l'opportunità per Cuzzolino, palla sul sinistro, Cuzzolino ancora! E c'è il vantaggio da parte dell'Italservice Pesaro, un vantaggio firmato Leandro Cuzzolino che vedete festeggia l'1-0 per i suoi. Cuzzolino autore già di un gol a Eboli, guardate questo sinistro perfetto. 1-0 quindi, vantaggio dell'Italservice Pesaro alla fine del primo tempo sulla Colormax Pescara. Vantaggio meritato perché fin qui sempre i giocatori di Colini avevano fatto vedere le cose più importanti. Sì, vantaggio meritato, Lucio, lo possiamo dire. Inviterei i ragazzi giovani a riguardarsi lo stop orientato di Cuzzolino perché il gol nasce tutto là là. Fa finta di calciare, con lo stesso tempo di gioco elude l'intervento del difensore e si mette nella condizione migliore per poi calciare con il suo piede forte. E noi seguiamo adesso Ferraioli perché questa è una buona opportunità per la Colormax Pescara, anche se si è chiusa subito l'Italservice Pesaro. Miarelli fa ripartire Cuzzolino, adesso c'è gestione da parte di Colini, anche se cercano Canale in avanti con Mazzocchetti che fa ripartire i suoi. Qui si arrabbia Colini perché non c'è stata gestione da parte dei giocatori dell'Italservice e poi Miarelli, un'uscita difettosa, palla che rimane a Ferraioli e Borruto che va a chiudere sul numero 21 che si lamenta perché a suo giudizio qui la direzione di gara non è stata perfetta. Salas, un esiguo numero di secondi fino al termine, ma c'è il vantaggio doppio grazie all'assist perfetto di Salas per Borruto. 2-0 quindi Italservice Pesaro. Si è fatta sorprendere la Colormax Pescara, una ripartenza rapida, perfetta, con l'assist del paraguayano per il Cobra, il 2-0 quindi della Italservice Pesaro alla fine del primo tempo e Colini adesso se la ride. 2-0 quindi a favore dell'Italservice Pesaro sulla Colormax Pescara alla fine della prima frazione di gioco. Io darei subito la linea a Roma per un breve stacco pubblicitario, noi ci risentiremo per interviste e seconda frazione di gioco.